metodi e tecniche per l'abitare è un gruppo di ricerca non numeroso, siamo ad oggi 6 persone, abbastanza disomogeneo, ma probabilmente questa è la ricchezza di questo gruppo di ricerca. Un gruppo di ricerca che nasce nelle aule universitarie, nelle aule del Dipartimento di Architettura e Territorio, e ha trovato nelle persone che fanno parte di questo gruppo di ricerca delle occasioni che grazie all'università ci sono state offerte per poterle fare queste ricerche. È un gruppo di ricerca che già dal titolo si capisce che vuole individuare e vuole perseguire metodologie, strumenti, tecniche per il costruire, per l'abitare, per il costruire sostenibile, in accezioni molto varie, grazie al fatto che il gruppo è composto da persone che hanno per formazione e per vocazione interessi molto differenti. Il nostro interesse principale è l'abitare nelle sue accezioni più generali, come sta cambiando, come cambia ultimamente anche a causa delle recenti e drammatiche situazioni nelle quali ci siamo trovati, ma prende in considerazione tutti gli aspetti che riguardano la città e che riguardano l'innovazione. Fanno parte di questo gruppo, vi dicevo, sei ricercatrici, due delle quali con un assegno di ricerca, uno afferente al Dipartimento d'Arte, uno afferente al Dipartimento di Ingegneria, e sono Lidia Errante, che si occupa di indagare delle metodologie dell'abitare per lo spazio pubblico. C'è Valentina Palco, che invece ha un assegno di ricerca nell'ambito dell'ingegneria, che si occupa invece di indagare metodologie e strumenti per l'abitare sicuro. Vedete che c'è sempre al centro dell'attenzione l'abitare, c'è sempre al centro dell'attenzione l'uomo, e sono probabilmente gli argomenti che a noi oggi interessano di più, perché forse l'architettura da tempo si è dimenticato che gli spazi devono essere abitati dall'uomo e si è concentrato probabilmente più sugli elementi tecnici. Altre ricerche le stanno portando avanti 3 dottorande, grazie anche al fatto che abbiano ottenuto delle borse di studio sia regionali sia di Ateneo. Nel dottorato di ricerca in architettura c'è Esther Mussari, che ha finito da poco una tesi che mette in discussione il modo di progettare, il modo di abitare lo spazio, e cerca soluzioni alternative a quelle imposte dalle regole ormai obsolete. C'è Francesca Sabatini, che viene dall'Università di Bologna, che sta finendo il suo secondo anno di dottorato, che è un economista dei beni culturali e che si occupa della cultura nella sfera pubblica, nello spazio urbano. E poi c'è l'ultima tesista del dottorato di ricerca, che è ultima naturalmente in ordine cronologico, è Giulia Freni, laureata in storia dell'arte, che ha vinto una borsa di studio industriale e sta spingendo la sua formazione di storica dell'arte, di umanista, in ambito industriale, e facendo una tesi sulla percezione dell'innovazione, come l'uomo riesce a percepire l'innovazione e riesce a trasferirla alle aziende per continuare a promuovere e coltivare l'innovazione. Il gruppo, oltre le attività di ricerca, riesce a declinare anche in altre attività, per esempio il corso di laurea in design. Io insegno in un corso che si chiama proprio Metodi e Tecniche per il design, loro sono il mio valido supporto a queste lezioni. Noi siamo convinti che fornendo metodi e fornendo tecniche in ambiti disciplinari differenti è l'unico modo per riuscire a fare ricerca guardando con attenzione a quelle che sono le problematiche e le criticità che ci stanno intorno, e quindi riuscire effettivamente a fare una ricerca che vada bene per tutti, che vada bene per la gente e che non si fermi solo nelle aule accademiche, ma che entri nel territorio. Io sono Lidia Errante, sono un architetto, una dottore di ricerca in architettura e territorio. Il mio contributo per il gruppo di ricerca META
declina il tema dell'abitare sul piano pubblico e sociale, partendo dal concetto che la qualità della vita e il benessere fisico e sociale di un individuo è anche frutto della qualità dell'abitare, appunto, e anche della qualità dell'infrastruttura urbana in cui siamo chiamati a vivere. Per questo motivo il mio percorso di ricerca e anche appunto il contributo che ho dato all'interno di questo gruppo riguarda metodi e tecniche di analisi, interpretazione e trasformazione degli spazi, sia degli spazi pubblici urbani, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, nell'ambito della ricerca dottorale, e adesso più nello specifico degli spazi residenziali di quartiere. Sono Valentina Palco e sono un architetto e un dottore di ricerca in architettura e territorio. Il mio contributo di ricerca all'interno del gruppo META riguarda l'abitare, la sicurezza dell'abitare, dove la sicurezza si declina sotto più punti di vista. In una prima fase della ricerca, che era quella del dottorato di ricerca, la sicurezza era appunto sicurezza che riguardava il rischio sismico e la sicurezza relativa al contenimento degli impatti energetici che gli edifici purtroppo hanno nel nostro territorio. La seconda fase della ricerca, quella attuale, che sto conducendo con il Dipartimento di ES dell'Università Mediterranea Reggio Calabria, invece, riguarda la sicurezza dell'abitare smart. Lo strumento di controllo proposto è uno strumento che monitora l'edificio, il cui obiettivo è quello di mantenere i livelli di qualità della vita alta degli occupanti. L'obiettivo appunto è di posizionare diversi tipi di sensori all'interno e all'esterno dell'edificio che controllano la carica virale batterica e la qualità dell'aria interna dell'edificio, combinandola con i livelli dell'aria esterna, e di modo che si possano azionare una ventilazione meccanica che aumenta e migliora la qualità dell'aria interna. Questo è importante nel nostro territorio, c'è stata fatta una sperimentazione a livello progettuale nell'edilizia residenziale universitaria e ha appunto l'obiettivo di migliorare i livelli della qualità della vita degli occupanti sia negli edifici a uso pubblico che di uso privato. Ciao, sono Esther Mussari, sono una dottoranda di ricerca in architettura. Io mi occupo in particolare dell'abitare, inteso come rapporto tra le persone e il proprio spazio domestico. Come sappiamo, le persone in termini sociali cambiano, si evolvono nel tempo, ma a questo non è corrisposta un'evoluzione della casa, che oggi risulta essere inadeguata rispetto alle persone che siamo oggi. Per questa ragione la mia ricerca propone uno strumento per superare l'obsolescenza normativa tipica del nostro tempo. Si chiama il diagramma dell'abitare e vuole in maniera innovativa completamente abolire il concetto di vano, utile, di cui un alloggio è composto, a favore delle azioni che una persona svolge nello spazio. Io sono Francesca Cavatini, sono la dottoranda in architettura e territorio e mi occupo di cultura e sfera pubblica nello spazio urbano. In particolare osservo tutte quelle forme di cultura che vengono prodotte al di fuori dello spazio a cui sono state convenzionalmente associate nel corso degli anni e per osservare in particolare in che modo queste forme, quando si vanno a sfidare i paradigmi spaziali e di format in cui sono state costrette, riescono a produrre valore per un'utenza più diversificata e riescono a risultare accessibili sul piano fisico e relazionale a nuovi tipi di utenti e di fruitori. Per questo utilizzo delle metodologie qualitative che vanno dall'analisi istituzionale fino alle interviste strutturate e guardo in particolare al teatro, che è da sempre stata una struttura relazionale per le persone all'interno dello spazio e dello spazio della città. Osservo il modo in cui è cambiato e si è trasformato per vedere infine dimostrare che si tratta di un commons, ovvero di un bene comune che viene coprodotto dalle persone che lo guardano e quindi dagli spettatori. Perché però si tratti di un bene comune, ha bisogno di specifiche condizioni che ne facilitino appunto l'accessibilità relazionale e spaziale, oltre che economica. Bisogna quindi ripensare le strategie attraverso cui rendiamo la cultura accessibile non solo sul piano del prezzo, ma anche sul piano del disegno dell'infrastruttura culturale nella città. L'obiettivo della mia ricerca, infine, è quello di produrre degli indicatori per il sostegno pubblico alla cultura, di modo che torni a essere una rappresentazione della sfera pubblica e torni a rispondere ai bisogni di una sfera pubblica plurale e alla società contemporanea. Sono Giulia Freni, storica dell'arte e dottoranda in architettura. Il mio ruolo all'interno del gruppo di ricerca META è quella di studiare la tematica dell'innovazione e in particolar modo della percezione di questa innovazione da parte degli utenti. Le domande che hanno generato questo filone di ricerca sono sostanzialmente quelle di capire che rapporto abbia l'utente al quale i prodotti innovativi sono destinati,
è il modo in cui la percepisca. Quindi dall'innovazione proposta dalle aziende, dai settori produttivi, l'utente trae beneficio, riesce a comprenderne le potenzialità, a sfruttarla, riesce a vivere meglio tramite quell'innovazione del prodotto che gli viene venduto? E soprattutto, quali sono i fattori che ci portano a percepire un oggetto, un prodotto, un servizio, una proposta come innovativi? Le aziende che producono e che propongono tutti questi oggetti di cui ho parlato prima utilizzano delle misurazioni per valutare l'innovazione, ma queste misurazioni sono basate sulle reali necessità umane, sono comprese da chi effettivamente andrà a utilizzare quei prodotti. Il mio obiettivo è quello di capire questo rapporto e nella fattispecie di proporre una metodologia di analisi che prenda in considerazione il modo in cui un utente riesca a utilizzare l'innovazione di un prodotto e di teorizzare, testare e proporre una nuova metodologia di misurazione dell'innovazione che non si basi tanto sulle caratteristiche tecniche del prodotto quanto sul feedback degli utenti attraverso indagini, attraverso elaborazione e testing che possano proporre uno strumento di misurazione per le aziende e per i sistemi produttivi che permettono di analizzare il proprio livello di proposte innovative e di migliorarlo, producendo e mettendo in commercio dei prodotti o dei servizi caratterizzati da un'innovazione che non sia fine a se stessa, ma che vada realmente incontro a necessità e esigenze dell'utenza perché sia misurata e cucita intorno a loro. Nello specifico noi lo faremo nell'ambito del settore museale, quindi nell'ambito dell'approccio con il patrimonio culturale. Thank you.